Temo non sia possibile. Sei una macchina, devi obbedire. Ora posa l'arma e lascia andare lo stato. Oh mio Dio, ma io sto facendo andare male. Prendo ordini da tutta la vita. Ora tocca a me decidere. No, non lo fare. Vabbè, ovviamente lo sto rifacendo, ma giusto per il gusto di farlo, perché io non mi sento per niente soddisfatto di ciò che ho fatto. Ma ve lo dico. Ma per niente proprio. Ovviamente non vi faccio vedere tutti i passaggi, tutti gli indizi, tutto quello, quell'altro. Non servirebbe a niente. Giusto per farlo completo. Oh, salve signora. Tutto a posto? Non mi sembra proprio. Questa è la seconda volta che mi vede. Ciao. Mi spiace, dobbiamo andare. Non potete farlo. No. Perché non mandate una persona vera? Forse perché ormai si fidano di me, perché sono bravissimo. Ovviamente ho messo esperto, perché principiante. In realtà pure quando l'avevo provato per la prima volta l'ho messo esperto. Intanto è finita male. Potete essere shocked, emotivo, comportamento deviante. Vabbè, conosce il suo nome? Che te devo dire? Non ne ho idea. È importante. La prima scelta l'ho fatta uguale a quella di prima, quella della prima volta, ma chi se ne. Comportamento deviante, codice shock emotivo. Ha mai manifestato comportamenti anomali prima d'ora? Senti, salvare la bambina è ciò che conta. Perciò o ci pensi tu a questo androide, o ci penserò io. Vabbè, questo sta già stressato di suo, quindi ciao, 48% per forza. Ma fin quando è lui, chi se ne... Tanto non è che dobbiamo stare a pensare a lui. Questa ascoltava la musica, non ha sentito niente. Insomma, la storia la so, però è giusto per completarla. Perché ci possono sempre servire questi indizi, come dire. Più indizi prendiamo, più probabilità di successo abbiamo. Certo, poi dipende anche dallo scontro. Oh, che succede? Ah no, è vero, la cucina sta lì. Questi stanno bel a guardare lo spettacolo. Ma raga, voi non potete capire quanto lo devo tenere premuto sto R2 per fargli capire che appunto lo devo utilizzare. Sennò quasi va a notte. Ok, qua dobbiamo prendere gli indizi. Lavorazione deceduto Philips John. Quanto sei bello, Philips. Filippa. Quello della pubblicità delle chewing gum. Vabbè, ricostruiamo. Qui vediamo tutta la scena. Quanto è bella, quanto so cara. Però me lo prende bene, R2. Ma non riesco a capire. Il bambino gli spara. Bambino, poi. Disgraziato. Mi spara, due colpi, e ha lanciato il tablet esattamente lì. Forse ha voluto cambiarlo perché sembrava più carina come androide. Quello lo faceva schifo, è più brutto. Ecco, ne hanno ammazzato uno, Vabbè raga, qui ci dobbiamo pure sbrigare, perché l'altra volta avevo visto cosa accadeva. Praticamente c'è il capo della polizia che ci sgrida, dice: ah, vuoi, quando te muovi? C'hai ragione. Che cazzo stai facendo? Ci vuoi guardare ancora? Sto mettendo un'arte qua per vedere tutti gli indizi, quindi state buono. Oh, che TG Norpa? No. Sarà TG.com 24, può darsi. Oh. Che bello, pensiamo anche agli onori di casa. Ma che sta a fare? Non lo so, stava a fare la piroetta. Secondo, che bel faccino, sicuramente bello. Complimenti. Ah.
Qua ricostruiamo la seconda scena, quando praticamente c'è il poliziotto che arriva a casa e vede l'androide che si porta via la bambina. Noi ce la vediamo, ce la gustiamo tutto per intero. Ovviamente manco fosse il cinema qui. Ok, vediamo il poliziotto. Lui estrae la pistola. Il poliziotto non se l'aspetta. Il poliziotto ha sparato al deviante. Ovviamente. Però poi il deviante gli spara. Oh no. No, ho sbagliato. Stiamo andando indietro. Il deviante spara al poliziotto. Quanto è bello. No, aspettate, ho mancato un indizio. Esatto, l'ostaggio ha assistito alla sparatoria. E poi il poliziotto fa cadere la pistola. Ma sta pistola potrei anche prenderla. Però in un certo senso io voglio fare il bravo androide, non il bravo ragazzo, il bravo androide. Cioè che gli dirò la verità, gli dirò sì, c'ho la pistola. Però in un certo senso questo li convincerà. Convincerà, insomma, il nostro caro deviante, il nostro caro androide, che siamo bravi androidi, di conseguenza. Sì, aspettate che devo esaminare qua, non li avevo manco esaminati tutti, perché poi mi aveva messo fretta quello lì. Sì, ok, veloce, che sennò questo ci sgrida. Ma mostra, vede che capita come un'altra volta, bello deve essere. La scarpa. Vabbè, ha perso la scarpetta. Dobbiamo salvare Cenerentola, a quanto pare. Però da bambina. Ok, andiamo prima che ci sgrida. Oh, cacchio. No. Ok, ora devo stare ben attento, soprattutto per il fatto che mi trovo a difficoltà. Esperto. Devo stare attento, perché l'altra volta me l'ho fatto prendere dall'ansia. La cosa brutta dell'ansia è che una volta che vi fate prendere dall'ansia, poi non vi lascia più l'ansia. Sono qui per aiutarti. Attenzione. Ok, sta iniziando ad abbassarsi la probabilità di successo, ma solo per il motivo che sti deficienti passano con l'elicottero. Non siete d'aiuto, cari miei, eh? Ma vai avanti, oh. Cosa ti intralcia? Sono un androide. Ma è lui che non vuole andare avanti o cosa? So come ti senti! Che cosa cambia se sei un androide? Sei dalla loro parte! Tu non capisci come mi sento io! E devo salvare il caro ragazzo qui. Sta perdendo sangue! Se non lo portiamo subito in ospedale, morirà! Gli umani muoiono prima o poi! Che importanza ha se questo muore ora? Userò un laccio emostatico! Sì, ma forse non vuole morire, eh! Fermo! Toccalo e ti uccido! Arriva uno. Non puoi uccidermi. Non sono vivo. Solo che se non sbaglio adesso si abbassa. Lo sapevo io. Mentre invece se facevamo sei armato? Come diceva lui. Sì. Ho una pistola. Si alzavano le possibilità di scherzi, sparo. Si alzava la percentuale, insomma. Però adesso ecco qui. Niente che pistola. Siamo ritornati a 61%. O quel che era. Sei difettoso, no, sono stato troppo tempo così. No, che mossa abbassano i problemi. Perfetto, ho fatto la cagata. Non ho bisogno di niente. Funziono perfettamente. Perfetto. Ma ho aperto gli occhi ormai. Non permetterò più a nessuno di umiliarmi. Se ti getti, veramente ti getto io da su Sabasce. So che tu ed Emma vi conoscevate bene. Pensi che ti abbia tradito, ma non ha fatto niente di male. Ho mentito. Pensavo mi volesse bene. Non ti sbagliavo. Ma mi stai facendo mettere ansia, figlio mio, veramente. Non è possibile. Possibile causa. Volevano sostituirti e la cosa ti ha scosso. È andata così, vero? Dovrebbe andare bene questa. Potevo fare anche compromesso, ma andava uguualmente bene.
sono un giocattolo! Una cosa da buttare quando hai finito! Te l'ha amato. Esagerato. Questo è esagerato. Mi sta facendo impazzire! Vabbè, adesso dobbiamo dire di sì. Lo sapete che mo facevo rifiuta. Per sbaglio. Bella doveva essere. Ora come minimo sarei arrivato a 80 di... Che valore? Ultima scena. Fiducia. Fiducia. Devi fidarti di me, Daniel. Madonna, in tempo ho fatto. Questa è la fregatura. Che tutto andrà bene. Forza. Fai il bravo bambino. E voglio una macchina. Una volta fuori città la lascerò libera. Sacrificati, compromesso. Impossibile, Daniel. Lascia la ragazza e prometto che nessuno ti farà del male. Dai. 98%. Non voglio morire. Non morirai, caro mio, se vieni con me. Riassicuro. Non stai per morire, faremo una chiacchierata. Non ti succederà. 100%, grande. Così volevo che andasse a finire. Ok. Mi fido. No. Però mi sento battere il cuore forte per l'ansia che mi ha messo questo qui. Non voglio neanche immaginare cosa sarebbe successo se mi fossi trovato veramente nei suoi panni. È stato un po'... però... almeno ci siamo salvati noi e abbiamo salvato la bambina. Lui vabbè, è finito male. Tanto piacere a cacchio. Sono fatti i tuoi. Oh, mamma mia. Il bello è che in realtà l'avevo fatto tipo la seconda volta. La seconda volta è andata comunque male. Cioè è andata a finire allo stesso modo. Incredibile. Semplicemente l'ho fatto una terza volta perché non mi sentivo veramente soddisfatto delle scelte che avevo preso. Facevano veramente schifo le scelte che avevo preso. Vabbè raga, alla fine sono riuscito a farlo finire bene. Non era né difficile né semplice. L'unico fatto è che sto fatto appunto di come si mettono alcune scene, alcune situazioni. E poi il fatto che c'è il tempo limite, che scorre il tempo, se scorre poi, appunto, ho visto la prima volta che ha fatto una scelta sbagliata, tanto che si stava abbassando sotto il 50% le probabilità. Vabbè, spero che questa seconda versione di questa demo fantastica vi sia piaciuta. Se questo è stato, mettete un bel mi piace, commentate, iscrivetevi al nostro canale. Nella prima versione, per dire, della demo, non avevo manco fatto la outro perché mi sentivo veramente scosso. Mamma. Allora, ciao e buonanotte.